Martedì 22 settembre ci troviamo a Pescara per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara. Si parla delle sfide dell'edilizia del futuro, abbiamo cercato un po' di approfondire il tema della sostenibilità ma anche l'importanza di fare rete tra aziende e tra professionisti. Allora vediamo i contributi che abbiamo raccolto. Come azienda in questo caso sto presentando la domotica che è una novità fondamentalmente di questi ultimi anni, e noi proponiamo una domotica abbinata sicuramente a un'estetica d'ultimo grido. Fondamentalmente qui possiamo vedere la serie Touch, che fondamentalmente è una delle caratteristiche che ci contraddistingue rispetto a tutti gli altri concorrenti. Fondamentalmente un interruttore Touch con la possibilità dello sfioro e quindi integrata a tutto il resto del materiale che gestiamo, come prese, come touchscreen, quadri, il tutto con un'estetica uniforme per tutta quanta la casa, con la possibilità anche di gestire con una certa scalabilità delle zone più importanti della casa, come potrebbe essere il salotto, la cucina, con la serie Touch, e poi andare nelle zone, quelle più comuni, la camera a letto, il bagno, con una serie più economica, sempre domotica e sempre per la gestione di tutta la casa. Gestione che potrebbe essere rappresentata qui con tutti gli elementi messi insieme tramite un sistema computerizzato, che è questo qui, con la possibilità di inserire delle mappe, delle foto reali di quello che andiamo a controllare. E un esempio è questo: possibilità di gestire l'illuminazione della casa, possibilità di gestire la termoregolazione, in questo caso in diretta, 22 gradi, in questo caso è un esempio, fondamentalmente una valigetta che è molto limitata però per spiegare le varie funzioni, possibilità di gestire la temperatura anche da remoto tramite sia un'app sia un accesso da remoto direttamente dal browser, e fondamentalmente andare a gestire il controllo carichi. Questo è un altro esempio che adesso è molto, molto utile, perché andiamo a monitorare la parte illuminazione, la parte del gas e dell'acqua direttamente con dei grafici, con la possibilità di tenere sotto controllo tutta la casa. C'è anche un altro discorso, che è quello delle tapparelle, delle telecamere, di allarmi tecnici che potrebbero essere un semplice rilevatore di gas simulato in questo caso. In questo caso lui dice fuga di gas, e c'è la possibilità tramite la domotica di andare a chiudere l'elettrovalvola del gas e quindi risolvere il problema a priori e poi essere avvisati da remoto. Questo è un po' in piccolo quello che andiamo a gestire. Fondamentalmente noi dell'AVE forniamo sia, anche nel caso mio, una formazione tecnica all'installatore pre e post vendita, quindi anche la gestione da remoto di eventuali problemi con il nostro nuovo sistema del touchscreen, che è Linux, quindi la possibilità di gestire direttamente da Brescia un problema in qualsiasi punto d'Italia, e un po' in generale il monitoraggio, oppure in caso di cambiamenti, di gestioni, di ampliamenti di quella villa, dell'appartamento, di qualsiasi cosa sia, c'è la possibilità di modificare e ampliare sempre di più l'impianto. È possibile fare tutta la parte domotica, tapparelle, luci, termoregolazione, allarmi tecnici, videocitofonia, e poi un giorno ampliare e fare irrigazione, mettere insieme altre funzioni.